Israele ha impegnato forze speciali e corpi corazzati per colpire l'area dell'ospedale Al-Shifa della città di Gaza, con l'obiettivo di neutralizzare il comando centrale di Hamas che ritiene abbia sede nell'edificio. Il direttore della struttura parla di almeno 20 morti. I pesanti scontri via terra e gli attacchi aerei hanno fatto scattare la fuga tra le 80.000 persone ospitate nell'ospedale. Secondo alcune testimonianze, solo poche centinaia di persone, tra medici e pazienti gravemente feriti, sono rimasti nella struttura. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto a Israele di interrompere l'uso di armi esplosive ad alto impatto su aree densamente popolate della striscia. Gli attacchi stanno creando un effetto devastante a livello umanitario, ha affermato l'agenzia. That enduring peace and security cannot be delivered by the exercise of fury and pain against people who have no responsibility for the crimes that were committed, including, and this is particularly shocking for UN, the 99 UNRWA staff members who have been killed so far. This is unprecedented, outrageous and deeply heartbreaking. Continua ininterrotta la fuga delle decine di migliaia di palestinesi che ogni giorno si spostano verso il sud della striscia. A nord si attende l'applicazione delle pause tattiche di 4 ore al giorno annunciate da Israele per il passaggio degli aiuti umanitari, ma non ci sarà nessun cessate il fuoco. Il Dnieper, il quarto fiume più lungo d'Europa, è diventato un fronte chiave della guerra da quando lo scorso anno le truppe ucraine hanno respinto le forze russe oltre le sue sponde. Ma l'esercito russo, sulla sponda opposta del fiume, controlla ancora fasce di territorio e bombarda le città e villaggi da cui si è ritirato. Fosfor, flashata, prosti snaryadi, cumulativni, є ті самі, ну, осколочні сторони само по собі. Хаотичне стрілянина йде, у них немає для такого, як би сказати, чересчур времени не завжди, для того, щоб настроїтись. Вони автоматично просто в сектор закидають. Giovedì Vladimir Putin ha fatto una visita senza preavviso alla base militare di Rostov sul Don, incontrandosi con il ministro della difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Президент Зеленський і київський режим, собственно, отчаянно обіцяють воєнні успіхи на полі бою. Не удасться одержати победу на полі бою. А чим раніше вони це поймуть, тим скоріше можуть виникнути предпосилки для урегулювання. Secondo l'Unione Europea, finora è stato consegnato circa il 30% delle munizioni promesse all'Ucraina. Altre sono in arrivo. La Francia settentrionale e le aree limitrofe di altre nazioni si stanno preparando a possibili nuove inondazioni a causa dei venti e delle precipitazioni previsti nel corso del fine settimana. In particolare la Normandia e il dipartimento di Pas-de-Calais ancora sono alle prese con le conseguenze del passaggio della tempesta Charan che ha colpito anche la Bretagna nei giorni scorsi. Il dipartimento di Pas-de-Calais è attualmente in vigilanza rossa, si prevedono infatti fino a 90 mm di pioggia e raffiche che potrebbero raggiungere i 90 km orari. Monica Bellucci ha stregato Salonicco. Al festival del cinema più celebre in Grecia, la protagonista di Malena ha ricevuto l'Alessandro d'Oro, un premio consegnato per il suo ruolo nell'ultimo film ispirato alla storia di Maria Callas, ma che risuona come un riconoscimento a una carriera ormai trentennale. I'm so grateful to this amazing artist, Maria Callas, because I have to say that as I say all the time, what really moved me to this project is the duality of Maria Callas, because she was a diva, a divinity, Adonis, immense talent, and at the same time she was a woman with a simple heart. La pellicola racconta il tour internazionale dello spettacolo portato nei teatri dall'attrice italiana, in cui ricorre il confronto costante con la personalità e la vita del soprano greco. Una figura femminile da ricordare per l'insegnamento a essere liberi nelle proprie scelte.